Passiamo all'oggetto numero 5. Nuova centrale biometano in area Vascigliano di Stroncone in prossimità di centro abitato e funzioni sensibili. Intendimenti della Giunta regionale. Prego, consigliere De Luca. Grazie Presidente, ma questa interrogazione non è una semplice richiesta di chiarimento rispetto e di aggiornamento rispetto a un procedimento amministrativo ambientale. Con questo atto noi vogliamo capire se all'interno di questa regione possa esistere ancora il primato della politica sulla tecnocrazia, possa esistere il primato della politica sugli interessi privati, il primato della politica e quindi gli interessi collettivi su interessi singoli, e se esista il primato della politica tutela dell'ambiente, del paesaggio, della democrazia, della vita e degli interessi dei cittadini. Perché se così non fosse, oggi sicuramente riceverò come risposta il classico elenco di determini dirigenziali, di adempimenti, di procedure da rispettare, distogliendo invece lo sguardo da quello che è l'intervento che la Giunta e le responsabilità che la Giunta e la politica hanno in merito a questo tipo di scelte e che inevitabilmente svilisce completamente quello, ripeto, che è il ruolo della politica. Stiamo parlando di un'area, sostanzialmente di un impianto che è di 55.000 metri quadri, pari a 6 campi di calcio, che sostanzialmente dovrà trattare, sarà alimentato tra l'altro da sostanze putrescibili, scarti organici e da zootecnia. Stiamo parlando di un'area, per chi non la conoscesse, che è in prossimità di un centro abitato, a meno di 200 metri da una scuola, e un'area dove nel corso degli anni si sono verificati degli eventi che l'hanno chiaramente identificata come un'area ad alta vulnerabilità di crisi ambientale. Vorrei soltanto ricordare che il famoso rogo di Vascigliano, secondo quelli che sono stati poi i dati diffusi da Ispra, di cui abbiamo all'epoca, i documenti dell'epoca, ha prodotto una quantità di inquinanti organici come diossine, che questo è ciò che è stato riferito all'epoca da Ispra, sarebbe rimasto all'interno delle matrici ambientali per oltre 47 anni. Quindi parliamo di un'area che è assolutamente già in uno stato di carico ambientale al di fuori di ogni logica. Io credo che non sia difficile intuire come un impianto di questo tipo possa stravolgere le vite delle comunità, non solo per l'impatto d'origine che potrebbe provocare, ma solo ed esclusivamente considerando il transito di mezzi pesanti rispetto al flusso di materia da trattare, che si verrà a creare in un luogo dove non ci sono infrastrutture adeguate, dove non ci sono assolutamente delle infrastrutture in grado di poter gestire questo flusso di mezzi, per non parlare ovviamente dell'impatto paesaggistico. Tutto questo è stato ben espresso anche nel parere rilasciato dal Comune di Stroncone in sede di conferenza dei servizi. Vorrei ricordare, comune governato da una compagine di centrodestra, quindi chiaramente allineata a quello che è il governo regionale. Le norme ci sono. Io vorrei soltanto sottolineare come all'interno della proposta di nuovo piano dei rifiuti preadottato dalla Giunta regionale, nei criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione di rifiuti, sulla base delle caratteristiche fisiche, ambientali e socio-economiche del territorio regionale, viene esplicitato come il riferimento alla protezione della popolazione dalle molestie o d'origine di tali impianti debbano essere posti a distanza di sicurezza dei centri abitati in merito alle distanze da funzioni sensibili, quindi
in particolar modo penso alle scuole, viene testualmente rappresentato: per quanto riguarda i nuovi impianti, allo scopo di prevenire situazioni di compromissione e di gravi disagio, si deve tener conto, in funzione della tipologia di impianto e di impatto generati, della necessità di garantire una distanza minima tra l'area dove vengono effettivamente svolte le operazioni di smantellamento e o recupero, indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mitigazione previste in progetto, sottolineo questo, e le funzioni sensibili, strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo, prossime all'area stessa. Per tale motivo, per gli impianti che trattano rifiuti biodegradabili e putrescibili, con riferimento alla tabella delle distanze riportate per i centri e nuclei abitati, le distanze individuali sono da ritenersi escludenti, facendo riferimento a una distanza di almeno 1500 metri. Quindi nettamente al di sopra di quella che è la distanza che invece è prevista all'interno di quest'area e di questo sito. Quindi, del resto, vorrei ricordare che in meno di 10 giorni la Giunta regionale ha bocciato, anche con un comunicato stampa rivendicato dallo stesso assessore, la richiesta autorizzativa, diciamo, di costruzione di un inceneritore nell'area di Gualdo Tadino, quindi tra l'altro che voi considerate a impatto zero, quindi vorrei capire un impianto che voi considerate a impatto zero, quindi vorrei capire come potete farci credere che adesso si possa stravolgere la volontà di un'intera comunità. Lo vorrei ricordare, il Consiglio Comunale di Stroncone si è espresso in maniera, diciamo, chiara e inequivocabile, e delle istituzioni che la rappresentano, quindi anche la posizione espressa dal Sindaco. Io a questo punto, ecco, nella richiesta che vi presentava attraverso questa interrogazione, si chiede alla Giunta se con ciò intenda intraprendere ulteriori azioni nel perimetro delle competenze della Regione, volte a tutelare il diritto dei cittadini di Vascigliano a vivere in un ambiente salubre e lontano da molestie, ridefinendo la valutazione di area idonea alla luce dei criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'organizzazione di impianti di gestione dei rifiuti espresse recentemente nella redazione generale della DGR 600 del 15 giugno 2022. Aggiungo un piccolo dettaglio. Dai dati che vengono sostanzialmente inseriti e sono stati inseriti all'interno della delibera di Giunta regionale in merito ai fabbisogni impiantistici del PNRR, ad oggi nella nostra regione c'è una capacità di trattamento impiantistica per la materia organica di oltre 200.000 tonnellate. Al netto del, diciamo, dell'aspetto relativo al nostro, ovviamente la produzione di rifiuti organici, diciamo del ciclo di rifiuti urbani, noi abbiamo ancora una grande quantità, un grande, diciamo, quindi capienza impiantistica per poter trattare anche altra materia organica. Quindi l'assurdo è doverci ritrovare di fronte a una situazione in cui oggettivamente siamo di fronte a una sovracapacità impiantistica che, a fronte di assurde questioni legate anche a accordi industriali fatti pregressi, non lo metto in dubbio, legati ovviamente alle scelte, concludo Presidente, legati alle scelte del passato, noi ci ritroviamo a una D2 che si ritrova in a dover esportare rifiuti, altri subambiti territoriali che invece li importano, senza dover minimamente prendere in considerazione quello che è il fabbisogno regionale. Quindi questo, a mio modo di vedere, non può essere eluso. Prego, Assessore Morroni. Sì, grazie Presidente. Consigliere De Luca, la proposta di realizzazione dell'impianto in oggetto, in quanto subordinata a piano attuativo, è stata sottoposta a valutazione ambientale strategica. Processo di VAS, avviato sulla base di specifico atto del Comune di Stroncone, delibera della Giunta Comunale dell'aprile di quest'anno, e condotto di concerto con il Comune di Stroncone ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 152 del 2006, si trova ora nella fase iniziale della consultazione preliminare.
Successivamente, sulla base di tutti i contributi pervenuti, il proponente dovrà redigere il rapporto ambientale a corredo della proposta di piano attuativo. La proposta così articolata dovrà essere presentata al Comune di Stroncone per l'adozione del piano attuativo. Sulla base di tale provvedimento partirà una fase di consultazione pubblica di 45 giorni, durante la quale chiunque potrà presentare osservazioni. Seguirà la conferenza di Vasse per 30 giorni. In tale sede tutti i soggetti portatori di competenze ambientali si confronteranno con il Comune di Stroncone e la Regione Umbria su tutte le osservazioni pervenute, con particolare attenzione alle considerazioni e valutazioni espresse dai comitati popolari della zona e sui pareri espressi dagli enti e dai soggetti che partecipano alla conferenza di Vasse, in modo da arrivare ad una valutazione finale, negativa o positiva, anche con prescrizioni. Quanto sinteticamente indicato illustra chiaramente come il Comune di Stroncone, in qualità di autorità procedente per il processo di VAS, partecipa attivamente a tutte le fasi del processo stesso. Da ultimo si evidenzia che, in base a quello che sarà l'esito del processo di VAS, solo dopo l'espressione del parere motivato di VAS da parte della Regione Umbria, il Comune di Stroncone procederà, in ottemperanza all'iter urbanistico sul piano attuativo previsto dalla legge regionale 1 del 2015, all'approvazione finale o meno del piano attuativo. Inoltre, i competenti servizi regionali, l'unità sanitaria locale, l'ARPA, i comuni confinanti, sono chiamati ad esprimersi in sede di conferenza di VAS. Gli stessi saranno portatori di tutte le conoscenze relative alla idoneità o meno della zona per la realizzazione dell'impianto, ai sensi del quadro normativo vigente, con particolare riferimento alla materia della gestione dei rifiuti e del relativo piano regionale. Grazie, Presidente. Grazie Assessore, prego Consigliere De Luca per la replica. Ma grazie Presidente, ma come avevo previsto, sostanzialmente per l'ennesima volta ci troviamo di fronte a un elenco fatto dalla Giunta di questioni sostanzialmente già note, mentre quello che viene meno è la volontà politica e la visione che intende mettere in atto la Giunta di fronte a quella che è la il fabbisogno a livello regionale e ciò sotto il profilo impiantistico e la volontà di andare ad intervenire in particolar modo su quelle che sono le aree ad alto rischio di crisi ambientale. Avevamo discusso all'interno di una di una commissione la proposta di legge depositata dal sottoscritto, c'è stato anche un dibattito al CAL, su cui il CAL, vorrei ricordarlo, quindi amministratori pubblici di centrodestra si sono espressi contrariamente a questa proposta. È chiaro che noi non possiamo più prescindere da strumenti legislativi che, in caso di aree che già sono state oggetto di una criticità ambientale pregressa che va a compromettere le matrici ambientali, invece di ragionare su una rigenerazione di queste matrici, noi andiamo ulteriormente a, in maniera del tutto scriteriata, a individuare queste aree come aree idonee. Io ribadisco, il piano pubblicato e preadottato dalla Giunta regionale parla chiaro, quindi in questo caso, se non è possibile immaginare di intervenire da una parte in un senso e da altre parti, come nel caso di Vascigliano di Stroncone, andando ad autorizzare invece interventi di questo tipo, non prendendo invece in considerazione quella che è la presenza di aree abitative, di cittadini che già sono stati messi duramente alla prova nel corso dei decenni. Perché io vorrei, per chi ricorda quello che è successo nel 2009, quello che sostanzialmente è stato l'impatto di quel rogo, documentato non da quelle che sono
suggestioni popolari o altro, ma documentato da una vastissima quantità di dati sviluppati dagli organi scientifici preposti. Quindi a Vacigliano non si può, Vacigliano già ha dato e non si può più continuare a pensare di utilizzarlo come se fosse un'area dove, diciamo, dove costruire e impattare senza alcun tipo di criterio. Grazie consigliere, passiamo all'oggetto numero 6, intendimenti della giunta regionale riguardo il prelievo venatorio in preapertura della tortora. Interroganti consigliere Mancini e Puletti, illustra il consigliere Mancini, prego. Grazie presidente, noi ci occupiamo a 360 gradi dell'attività economica e sociale di questa regione e di questa l'attività venatoria è una parte importante visto il gettito fiscale che genera, cari colleghi, soprattutto il numero degli appassionati, ma soprattutto perché c'è una legge nazionale che la consente, è bene sempre ricordarla perché in qualche maniera troppe volte abbiamo visto anche in dibattiti televisivi ghettizzare l'attività venatoria e discriminare proprio i cacciatori. Quindi questa premessa mi era dovuta perché appunto l'attività venatoria in Italia è regolata dalla legge 157 dell'11 febbraio 92, norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. L'articolo 18, al comma 8, lettera A della presente legge, norme di prelievo venatorio della tortora, dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre di ogni anno su tutto il territorio nazionale. Premesso che in Umbria invece tale attività è regolata dalla legge regionale 14 del maggio 94, norme per la protezione della fauna selvatica omoterma e prelievo venatorio, e premesso anche che la conferenza Stato-Regioni, come si evince dal report del 2 marzo 22, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 281-97, approvato il piano nazionale di gestione della tortora selvatica, premesso che tale piano contiene alcune prescrizioni cui le istituzioni regionali devono adempiere e rispettare. In primo luogo occorre comunicare al Ministero della Transizione Ecologica, ad ISPRA, i dati di abbattimento nel quinquennio della specie, il passaggio indispensabile per effettuare il calcolo dei capi da prelevare durante la stagione venatoria 2022-23. Il loro numero massimo per l'annualità in corso dovrà essere la metà della media di 5 anni delle tortore abbattute sul territorio regionale. Infine le regioni dovranno approntare un sistema di rendicontazione rapido che in tempo reale sia in grado di predisporre una sospensione del prelievo venatorio immediata nel caso di raggiungimento del tetto fissato dai capi concessi e conseguentemente abbattuti. E qui, assessore, le vorrei anche ringraziare le iniziative recenti messe in campo dalla sua figura con gli incontri con le associazioni venatorie, aventi ovviamente il tema venatorio, le do merito e la ringraziamo. Ma anche questo noi abbiamo anche come atto di indirizzo di seguito attinente a questa interrogazione, assessore, abbiamo votato un impegno da parte della Giunta per sostenere l'attività delle associazioni venatorie a sostegno dei nostri uffici regionali che spero nel bilancio di previsioni trovino adeguate coperture finanziarie. Premesso che questa approvazione arriva dopo un lungo confronto tra regioni e ministeri competenti, dove un ruolo fondamentale lo hanno rivestito anche le associazioni venatorie che non hanno fatto mancare il loro contributo fondamentale al ricevimento delle direttive europee all'interno di questo atto programmatorio, riguardante una specie la cui popolazione è in calo da tempo, ma che con opportuni accorgimenti e miglioramenti per salvaguardarne l'esistenza potrà essere nuovamente cacciabile su tutto il territorio nazionale. Ed è il piano quello del Turtle Dove, lo richiamo nel considerato, quindi considerando che anche il gruppo di lavoro istituito in sede di Commissione Europea ha posto l'Italia e conseguentemente l'Umbria nel Flyway Centro Orientale permettendo l'utilizzazione del prelievo venatorio con giornate dimezzate che hanno ridotto del 50% unitamente ad altre misure che le regioni dovranno istituire nel giro di breve termine nei loro piani di sviluppo rurale, volte al miglioramento e alla salvaguardia dell'habitat naturale della tortora, coordinando tra loro le attività con gli ambiti territoriali di caccia chiamate a loro volta a darne concreta attuazione a livello locale.
Considerato che la tortora selvatica mantiene nel nostro paese una popolazione edificante che viene ritenuta stabile addirittura in aumento nel lungo periodo e che si evince da recenti studi e pubblicazioni in merito, considerato che nel calendario venatorio della Regione Umbria 22-23 non è stato previsto il prelievo della specie della tortora, che tradizionalmente iniziava nella prima decade di settembre con una o più giornate dedicate alla preapertura, considerato che le regioni con termini sembra si siano attivate, le regioni confinanti, chiedo scusa, sembrano si siano attivate per garantire l'attività venatoria di caccia alla tortora, adempiendo alle prescrizioni poc'anzi descritte e allestendo una serie di iniziative che permetteranno ai cacciatori operanti sul loro territorio di praticare normalmente la loro passione, avviando anche nel settore faunistico venatorio un importante processo di digitalizzazione di informazioni dell'intero sistema. Tutto ciò premesso e considerato, si interroga la Giunta regionale per conoscere quali intendimenti d'azione ha già messo in campo, quali invece intenderà attuare nel breve e medio periodo per garantire sul territorio regionale il prelievo venatorio in preapertura della tortora per la stagione di caccia 22-23. La risposta all'assessore Morroni. Grazie Presidente. Consigliere Mancini, con accordo approvato in sede di conferenza Stato-Regione in data 2 marzo del 2022 è stato approvato il piano di gestione nazionale della tortora selvatica. Tale piano rileva lo stato di sofferenza della popolazione di questa specie che, essendo migratrice, viene valutato a livello europeo. Nell'ambito del piano viene stabilito che per consentire il prelievo venatorio le regioni debbano attuare una serie di azioni elencate, quali interventi in campo ambientale, azioni in favore della vigilanza e adozione di un sistema di raccolta tempestiva dei dati di prelievo, che sospendono il prelievo in caso di superamento dei limiti stabiliti dal piano di gestione europeo, e cioè il 50% della media dei carnieri rilevati negli ultimi 5 anni. Considerata l'adozione del piano a marzo, le procedure di adozione di un tesserino elettronico che consenta quanto prescritto sono state subito avviate, ma non potranno essere operative per l'avvio della stagione. Anche le azioni previste ed inserite nel PSR che possono essere collegate con quanto previsto dal piano d'azione potranno essere operative in tempi non immediati. Per quanto riguarda il carniere, i dati attualmente disponibili sono riferiti agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017. Dovrebbe essere già stato inviato dalla ditta che esegue le letture ottiche dei tesserini anche l'anno 2018, mentre per il 2019 ci vorrà ancora qualche giorno. Dai dati desunti comunque, il carniere medio stagionale si aggira sui 6.000 capi, per cui il 50% corrisponde a circa 3.000 capi. Ora, decidere di assegnare, a prescindere da quale sia il sistema di controllo per interrompere il prelievo al raggiungimento della quota stabilita, mi pare molto problematico e riduttivo considerato il numero di cacciatori. Si aggiunga che comunque tale quota, 3.000, sarebbe raggiunta sicuramente entro le prime 1-2 ore della prima giornata, costringendo la chiusura del prelievo poco dopo l'inizio dell'attività, che causerebbe non pochi malumori. Ugualmente si potrebbe ipotizzare di autorizzare solamente 3.000 cacciatori a fare la preapertura alla tortora con un capo assegnato a testa, ma anche questo non so quanto possa essere, come dire, popolare. Si rimarca come il carniere molto limitato è sicuramente una conseguenza del numero incompleto dei tesserini che vengono riconsegnati, tra il 40 e il 70%. E la mancata annotazione dal capo abbattuto sul tesserino stesso. Comunque, non appena saremo in possesso dei dati del 2018, si predisporrà un'ipotesi da sottoporre ad ISPRA per il previsto parere, anche se sarà dirimente e cruciale individuare il metodo con cui si avrà certezza di bloccare il prelievo al raggiungimento del carniere calcolato. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere per la replica. Assessore, io non le nascondo la mia preoccupazione, che penso che sia
ampiamente diffusa nel mondo venatorio. Per i richiami che io ho fatto nelle premesse, per cui l'attività venatoria non è semplicemente una tradizione, ma è anche un fatto economico e significativo sia per i contribuenti, perché ricordiamoci, assessore, non a lei che lo sa benissimo, ma all'opinione pubblica, che il mondo venatorio è una forte componente contributiva e che qualora già i costi dei carburanti, delle tasse, delle assicurazioni gravano su queste persone, già ci sono elementi di scoraggiamento a questa attività, quindi con rischi ovviamente, come abbiamo visto per la peste suina, per cui la caccia diventa non più in grado di gestire l'ambiente. Ora, il problema dei tesserini venatori noi l'abbiamo ampiamente discusso più volte, anche in commissione ma anche a mezzo stampa, che il tesserino venatorio viene restituito nel momento in cui ritiro il nuovo. Ora, io ho potuto vedere, lo sa benissimo, in passato, che alla sede della Protezione Civile di Foligno ce n'erano dei scatoloni incelofanati nei anni precedenti. Ora, questo vuol dire, come in tanti contesti, non è che l'assessore all'ambiente deve andarli a leggere, ci mancherebbe. Qui c'è bisogna ritornare nella cultura della gestione, che chi ha ruoli amministrativi, questi ruoli siano compiuti nel più breve tempo possibile, proprio per le difficoltà messe in campo non dall'assessore Borroni, ma dalle politiche europee, che molte volte sono in contraddizione con logiche e tradizioni non attinenti alla reale situazione e all'ambiente. Quindi oggi capire, come lei mi dice, che siamo arrivati al censimento di tesserini che annualmente vengono ovviamente ridati nel momento in cui si ritira il nuovo, e quindi ecco per cui l'iniziativa insieme alla collega Puletti, delle risoluzioni votate anche da tutto il gruppo della Lega di finanziare le associazioni, è proprio per sollevare e deresponsabilizzare anche gli uffici da carichi di lavoro completamente non, secondo me, neanche utili ai scopi, appunto, che la ragione fa programmazione, mentre il censimento matematico potrebbe essere fatto responsabilmente dalla situazione venatoria. Quindi in qualche maniera lei dice gli ultimi 5 anni i numeri sono esigui, e oggi, come ha detto lei, i capi sarebbero talmente piccoli che metteremmo in rischio a poche ore di esaurire questo plafond. Però tecnicamente questa questione deve essere resa pubblica, perché noi ci potremmo trovare politicamente e magari anche avendo elementi concreti per argomentare certe scelte, ma finiremmo per essere fraintesi. Siccome la chiarezza penso che sia uno degli obblighi della politica, di dove uno vuole andare ovviamente a parare, con gli strumenti idonei dei numeri e delle statistiche possiamo ovviamente sopportare quelle che sono inevitabili critiche, ma anche inevitabili necessità di chi della caccia ne fa una passione, molte volte anche una ragione di vita. Ci sono persone che hanno 1000 hobby, tra cui c'è, non voglio abbassare il livello, no, però la caccia è qualcosa di diverso, un momento conviviale, un momento di stare insieme, e questa si esplica specialmente in alcune giornate significative. Quindi, siccome non penso che l'Umbria, e chiudo, abbia un ambiente così difforme, non abbia cacciatori in qualche maniera non rispettosi della legge rispetto ad altre regioni, la invito a chiudere insieme ai suoi uffici, che responsabilmente dovevano, secondo me, avere già questi dati nel più breve tempo possibile, in modo da comunicare giustamente quanto i numeri dicono, e in futuro attuare politiche volte, come viene richiamato appunto dal piano di gestione della torta, politiche di tutela, di salvaguardia della specie, per consentire quella che è una pratica, ripeto, voluta e garantita dalla legge 157. Grazie.